Ciao, io sono Renato degli Amici di Zangani, è un villaggio che c'è nel sud del Madagascar che seguo da tanti anni, più di 10 anni. Un villaggio che è cresciuto, sono passati da 400 a quasi 6.000 quest'anno abitanti. Il motore, lo sapete, è stata la scuola che ha dato una spinta al cambiamento e a questa crescita. Negli anni passati abbiamo fatto diversi progetti, no? I più importanti, oltre a quello della scuola, che rimane sempre il nostro primo sogno, quello di portare la scolarizzazione a tutti, ci sono stati questo impianto fotovoltaico che ha portato un po' di energia, un po' per lo sviluppo, un po' anche per pompare con delle pompe l'acqua dai pozzi e portarla alla scuola e alla scuola agraria anche. E soprattutto quando ci sarà la siccità che frequenta in questi luoghi tropicali, noi speriamo che questi 20.000 litri di acqua che facilmente siamo riusciti a pompare su delle cisterne, che si riempiono in meno di 20 minuti, possano alimentare un po' e portare l'acqua sufficiente alle risaie per evitare i periodi di carestia. Adesso io sono qui perché sta per nascere un nuovo progetto che è un sogno più grande ancora, cioè quello di portare un aiuto sanitario. Voi considerate che non c'è un medico, quello che c'è beve e spilla solo soldi, c'è lo stregone che non fa niente e c'è una sola suora, pensate, su 6.000 abitanti, che ha la coda, che può dare qualche medicina e non ha nessuno strumento tecnico per fare diagnosi, no? Allora, il nostro progetto, che si intitola L'uomo che sta in piedi, che poi è la traduzione letterale della parola Zangani, è un progetto che si protrarrà per anni, perché ci rendiamo conto che volendolo fare con il personale locale, malgascio, e non portare qualcosa dall'esterno, sarà necessario un periodo di formazione che potrà durare 3 anni, no? Noi vorremmo fare un piccolo laboratorio diagnostico, implementare la potenzialità del dispensario medico con medicine e delle infermiere professionali e agganciare dei medici volontari che possano passare lì ciclicamente e fare anche prevenzione attraverso la scuola, che è una grande possibilità per farlo. Dunque, ci va tempo, ci rendiamo conto che il primo passo cruciale sarà quello della formazione, che durerà un po' di tempo, ma in parallelo vogliamo portare avanti degli aiuti, diciamo, tattici che possano cominciare a dare conforto. Io mi sono ripromesso di dire questo in questa presentazione. Non vogliamo fare un bel progetto. Stiamo pensando a delle persone che muoiono per delle stupidaggini, magari, no? La bilargiosi, cose che si possono prevenire, curare, contenere. E invece la gente muore, sembra un fatto naturale, cioè non fa più scalpore, è un qualcosa così di accettato. Quindi il peggio è che questa emergenza non è neppure una emergenza riconosciuta. Per questo motivo io ti chiedo di venire al concerto del 21 ottobre, dove puoi dare il tuo aiuto, approfittando della bella occasione di questo concerto, dove ci saranno più di 100 musicisti e cantanti, mischiando, adesso vedo che la locandina si vede al contrario, ma la vedrete diritta, mischiando chitarre, flauti, roba classica e roba moderna come strumentazione in un mélange musicale fantastico che abbiamo già avuto occasione di ascoltare e godere l'anno scorso quando abbiamo lanciato il progetto del liceo, un liceo come un pozzo, garantisce l'acqua per sempre. Il liceo è partito proprio il 7 ottobre, cioè sabato scorso. Quindi grazie, grazie a tutti, ciao.